Il divertimento prima di tutto, poi lo sport per completare un binomio quasi inscindibile quando i protagonisti sono i ragazzi. Nel caso del Join the Camp organizzato dalla FIP Puglia in collaborazione con FIBA Europe svoltosi a Monopoli, le protagoniste sono tutte al femminile, 70 bambine tra i 9 e i 10 anni che hanno innanzitutto vissuto un'esperienza a metà tra sport e divertimento. La pallacanestro a far da cornice a giornate intense tra allenamenti di sea basket, giochi in piscina ed escursioni sul territorio, con l'aspetto turistico ad arricchire questa esperienza grazie alle visite ai trulli di Alberobello e alle grotte di Castellana. Ad alternarsi sui campi con il supporto del responsabile del settore mini basket e consigliere FIP Margaret Gonnella, il responsabile tecnico del settore mini basket Maurizio Cremonini e la coordinatrice Roberta Regis, oltre a Katrin Ress, consigliere FIP ed ex cestista azzurra. Presenti tra gli altri il presidente FIP Puglia Francesco Damiani ed il vicepresidente regionale Giuseppe Olive. Io spero che questo progetto aiuti le nostre società a reclutare ancora di più, a tesserare più bimbe. Vi ricordo che sono bimbe segnalate dalle scuole, quindi non le abbiamo scelte noi perché non hanno mai fatto il basket, sono segnalate dalle scuole che hanno aderito al progetto Scuola Basket Kids. Sono al digiuno totale della pallacanestro e proveremo a farle innamorare del nostro sport. Se diventeranno cestiste o meno lo si capirà nei prossimi anni, ma alle protagoniste del Join the Camp resterà comunque il ricordo di un'esperienza di crescita e formazione. Saranno loro a parlare bene o male, noi speriamo bene, di che settimana hanno vissuto e quanto è bello giocare easy basket. A rendere speciale questa esperienza anche l'alchimia e l'empatia che ha saputo creare lo staff territoriale coordinato da Francesco Conforti, responsabile mini basket FIP Puglia. Un modello di gioco sport sicuramente da replicare. La Puglia ci pensa per allargare ulteriormente la platea di minicestiste.